Collegamento con Noemo Maradona, il figlio illegittimo di Maradona. Ricordiamo, eccolo, che Maradona ha concepito Noemo con un intendente della Guardia di Finanza durante un controllo ed è nato questo bellissimo frulletto. Ciao Noemo, come va? Ciao Gene. Ciao. Senti, dove sei? Tutto a Napoli? Bene, a te come va? Bene, abbastanza bene. Sei a Napoli, vedo che sei a Napoli, come mai? Sì Gene, sono a Napoli, però ieri ero a Torino. Gene, tu lo sai, io al nord ci rimango il meno possibile. Anzi, spero di non rimanerci più. Gene, c'è freddo, bufera, neve, pioggia, pinguini, orsi polari. Sì, certo. Non ci andrò mai più. Ma pianta, Torino non è mica il polo, no, per favore, dai. Che pinguini, orsi polari, dai. No, vabbè, Gene, guarda che come temperatura stiamo là. E comunque poi ti devo dire pure una cosa, perché questo Napoli con Mazzarri ha cambiato faccia. Sì. È fortissimo, Gene, è fortissimo, cioè non so che dirti. Poi ti volevo chiedere, ma secondo te, sì, Mazzarri, con quei capelli che ha, la permanente? Ma cosa vuoi che sappia io se Mazzarri si fa la permanente? Non lo so, tu che sei vicino alla famiglia De Laurentiis, che sei pappa e ciccia col presidente, ti avrà detto qualcosa, no? Per forza. Sì, Gene, proprio l'altro giorno mi sembra che parlavo con il presidente. Cioè, parlavo, parola grossa parlavo, per modo di dire parlavo. Se lui inizia a parlare non si ferma nemmeno se gli spacchi qualcosa in testa. E quindi cosa ti ha detto? Sì, effettivamente quando inizia a parlare è un po' logorroico, è vero. Che no, veramente, detto? Gene, non ce la facevo più. Io ho detto, pensa, aveva cominciato a parlare di mattina e al tramonto non era ancora arrivato al punto. Allora io gli ho detto, ora muoviti perché io domani devo andare a scuola, arriva al solo. E lui cominciava a fare aneddoti strani su Massimo Boldi. A me Massimo Boldi fa pure ridere quando fa ciao Cipollino, ciao Cipollino. Però Gene, che palle, dai. Che palle, ah, oh, allora cosa ti ha detto? Arriviamo a sto punto, sembri De Laurentiis, arriviamo a questo punto, cosa ti ha detto? No, poi me ne sono andato, Gene, scusa tanto, ma poi me ne sono andato, non ce la facevo più. Comunque Gene, sono venuto anche qua perché ti volevo chiedere una cortesia. Sì. Sì, certo. Posso fare gli auguri a papà? Ma certo, come no? È il compleanno di Maradona, è vero, cavolo, è venerdì era il suo compleanno. Fai pure gli auguri. Sì, venerdì ha compiuto 49 anni. Pensa che bello, un anno per ogni figlio illegittimo. No, adesso lasciamo stare. Questi, io non ti ho mai chiesto qua. Ecco, tu non l'hai mai incontrato tuo papà? L'hai mai visto, Diego? Hai voglia, Gene. Ogni anno fa una festa allo stadio del Boca Junior e invita tutti i suoi figli illegittimi. Gene, non hai idea quanti ne siamo. Sembra un concetto, ne siamo tantissimi. Pensa che quest'anno ho conosciuto anche il figlio che ha avuto con la Carrà. Ma cosa stai dicendo? Maradona ha avuto un figlio con Raffaella Carrà, ma tu sei fuori di melone. Ma tu sei pazzo! No, veramente, Gene. Ma no! E non sai quanto è contento di non assomigliare a Iapino. Ho capito. Va bene, senti, io comunque ringrazio, parleremo di calcio un'altra volta a questo punto, no? Ti ringrazio, Ok. Ok, va bene, sei, devi dire ancora qualcosa? Cosa hai preso in matematica questa settimana? Tutti 10, Gene. Ah, un bel applauso, Noemo Maradona, fantastico. C'è qualche aggiornamento, Pier? Gene, ci sono reazioni su internet, sì, cose? C'è stato, certo.